Professore, ci parli di questo bellissimo progetto. Qual è il bilancio alla fine di questi incontri? Il progetto ha visto una sinergia molto positiva tra il Comune di Napoli e il Policlinico Federico II, la dermatologia in particolare, che si occupa della prevenzione delle malattie sessualmente trasmissibili, ma non solo, perché attraverso il tema della prevenzione, della cura, della salute, si trasmette anche un messaggio psicologico educativo, perché l'esperienza universalmente riconosciuta nella moderna società è che la migliore prevenzione delle malattie sessuali la si fa educando i giovani ad un corretto uso del sesso, educando i giovani a proteggersi, educando i giovani a non avere relazione sotto l'effetto di droga, alcol o altre sostanze stupefacenti, ma conoscendo esattamente chi si ha di fronte, ed è l'esercizio migliore della sessualità. Teresa, si è concluso questo progetto, ci sono stati degli importanti incontri, qual è il bilancio finale? Allora, direi ottimamente, siamo riusciti a integrare più figure professionali che ruotano attorno all'adolescente, che ovviamente terra di nessuno, ha bisogno di supporti, soprattutto la famiglia, che è l'elemento cardine in tutto questo sistema, e credo che questa esperienza formativa promossa dal Comune di Napoli, dall'Università Federico II e da me come pediatra della Federazione Italiana Medici Pediatri possa portare sicuramente a raggiungere gli obiettivi sperati. Assessore, giornata conclusiva di questo bellissimo e importantissimo progetto, quali saranno i prossimi passi dell'assessorato in merito a queste tematiche? Ma intanto proseguire questo progetto e integrarlo e ampliarlo, quindi l'implementazione di un percorso che ha funzionato. Ha funzionato perché ha parlato di cose importanti e le ha dette, le ha raccontate agli operatori che si interfacciano quotidianamente con i nostri ragazzi. Quindi sicuramente è molto importante parlare direttamente ai ragazzi, ma forse ancora di più è rendere consapevoli gli adulti che si interfacciano quotidianamente con loro. Quindi avere coscienza, consapevolezza, avere anche strumenti per affrontare le tante difficoltà che si incontrano nella relazione anche con i ragazzi. Essere quindi autorevoli grazie all'acquisizione di strumenti concreti e pratici e anche una collaborazione stretta e salda tra istituzioni. Quindi l'amministrazione comunale insieme all'università, alla Federico II, che stringono un'alleanza a favore dei ragazzi. Questo ritengo che sia il modo migliore per affrontare le tante tematiche che sono legate al disagio minorile, che poi è un disagio sociale, quindi è un disagio prima di tutto di noi adulti, che evidentemente dobbiamo acquisire sempre più forza nella relazione. Quali i prossimi passi, dottoressa? I prossimi passi sono quelli di approcciare un po' più nello specifico le varie tematiche che adesso a 360 gradi abbiamo offerto agli operatori territoriali, andando a garantire anche possibili soluzioni e interventi appropriati in base alle esigenze e ai bisogni che verranno rilevati.